dopo il piccolo successo del video realizzato sul Monte Civetta col Super Gere, oggi vi portiamo una nuova avventura, con la differenza che saremo accompagnati da Teletubbies. Teletubbies fanno ciao. Ciao. Teletubbies. Gio, quanto manca? Siamo accorti anche che c'è qualche furbetto che guarda i bellissimi video di Bale ma non sei iscritto, quindi iscrivetevi. E il Pelmo è la montagna più bella del mondo. Dobbiamo arrivare dove c'è quella forcelletta piena di neve, al di là si scavalla. E questa forcella famosa che si chiama forcella Ambrizzola, dove c'è uno scorcio su tutta la valle del Cadore di Cortina, San Vito, Cristallo, Sorapis o Sorapis, non so ancora come si dice. E forse si vedono anche le tre cime. Ed ecco anche l'antelao che salta fuori insieme alle marmarole in mezzo e il Sorapis o Sorapis. Cosa c'è? Idratarsi in montagna deve essere fatto anche in inverno. Spisa lo zeo, tempo beo. Spisa le bae, tempo ae. Che vista. Qui stop. Non lo so, ti vedo faticare, facciamo, vediamo se questi funzionano. Che palle però metterli. Che? Ci metti 2 secondi, questo te lo leghi? Con questi dovresti andare il doppio. 20 minuti ci metto a arrivare. Ci aveva promesso le tre cime, facile vedere, facile vedere. Si vede? Poco. Ecco di mezzo di famosissimo per la sua aguzza. Sono i migliori che scalatori. Prima di concludere questo video e prima che il sole scenda, una piccola riflessione. La crisi climatica è una questione che mi preoccupa molto e penso sia importante che noi giovani diventiamo sempre più consapevoli del problema per poterlo osservare da una giusta prospettiva, per poter prendere posizioni di fronte alle decisioni politiche sul futuro del pianeta. In questo 2024 mi piacerebbe realizzare dei contenuti di montagna sfruttando il progetto della regione Veneto Creators,
mi piacerebbe parlare di cambiamento climatico nel bel mezzo di queste montagne e di quello che ho imparato un po' in questi anni di università, affrontando un po' il problema dell'innalzamento delle temperature, trattando tematiche che possono essere comprese da tutti.